Buonasera, benvenuti alla 17ª puntata di Recanati in Forma, la rubrica dell'amministrazione comunale di Recanati. In apertura parleremo dell'inaugurazione della nuova area ecologica realizzata nella zona industriale Squartabue di Recanati. Con il secondo e terzo servizio invece ci addentriamo pienamente all'interno dell'atmosfera natalizia e parleremo della consegna delle letterine a Babbo Natale e del tradizionale concerto di Natale della banda di Recanati che si è svolto al Teatro Persiani. È stata inaugurata in via Volponi, nella zona industriale Squartabue, la nuova isola ecologica del comune di Recanati. All'inaugurazione, oltre ai vertici dell'amministrazione del Cosmari, hanno partecipato gli alunni delle scuole cittadine, ai quali sono state illustrate le regole della raccolta differenziata con esempi pratici di conferimento di rifiuti domestici prodotti comunemente in famiglia. La nuova isola ecologica, che andrà a sostituire l'attuale centro di raccolta di fronte al cimitero, è tecnologicamente la più avanzata dell'intera provincia. Si apre la nuova isola ecologica in zona Squartabue, un progetto che abbiamo elaborato quasi 2 anni fa, che vede la compartecipazione di una ditta privata con la quale abbiamo chiuso una serie di problematiche che risalivano addirittura a 40 anni fa, e quindi questo è il frutto di un accordo che produce un grande risultato a costo zero per la collettività recanatese. È un'isola ecologica moderna, funzionale e chiaramente a norma, perché quella in qualche modo del centro storico aveva una serie di problematiche che la rendevano di fatto non più utilizzabile, ma è soprattutto un centro di educazione per il rispetto dell'ambiente, per il riciclo e per il riuso. Per esempio, qui partirà un'azione per riutilizzare i giocattoli vecchi e tutta una serie di attività educative che vedranno coinvolte le scuole, verranno qui le associazioni, i gruppi della città, quindi un'isola ecologica veramente funzionale e veramente rispettosa dell'ambiente. Oggi inauguriamo questa nuova isola ecologica, un centro di raccolta. Il comune, per questa nuova struttura, per questo bellissimo impianto che lo stesso presidente del Cosmari ha definito il più bello della provincia e forse anche tra i più moderni di tutta la regione Marche, al comune, dicevo, non è costato nulla, perché questa è stata realizzata da una ditta edile locale, dall'impresa Lorenzini, che ringrazio, con cui abbiamo stretto un anno e mezzo fa circa un accordo pubblico-privato molto importante che ha già portato alla città di Recanati molti benefici, tra cui la sistemazione di via Vinci Guerra, l'area dell'antistadio, un nuovo parcheggio, una nuova viabilità sempre in zona Fonti San Lorenzo e oggi questo centro di raccolta. È un luogo dove realmente si potrà fare un riciclo vero e proprio, quindi verrà presa ad esempio, ma per noi è vitale. Noi con i paesi sopra 20.000 abitanti credo che abbiamo una quota di differenziata, forse siamo i primi nella regione Marche, e questo ci permetterà ancora di più per fare meglio e per far imparare a tutti i cittadini come è meglio differenziare. Oggi i bambini che sono stati presenti parleranno con i loro genitori e quindi anche questo serve per divulgare l'importanza di differenziare l'immondizia. È una gran bell'isola ecologica, vedo che è ampia e sono distribuite molto bene tutte le infrastrutture interne, quindi sicuramente sarà un'isola che darà dei ottimi risultati. È vicina alla città e quindi si inquadra quest'isola in un contesto più ampio che è quello della nostra provincia. Il Cosmari con questa isola sta iniziando la 10ª gestione di isole ecologiche, quindi vediamo che sul nostro territorio questo concetto di andare a portare i rifiuti ingombranti e selezionarli per tipologia sta ormai avendo quasi è molto capillare, e questo è una cosa che volevamo e sulla quale puntiamo anche per il futuro. Poi abbiamo fatto questa inaugurazione con i bambini, e questo mi sembra l'altro aspetto positivo di questa giornata, perché i bambini sono i nostri interlocutori privilegiati. Noi parliamo di ambiente con loro e vediamo che loro veicolano molto bene i concetti che noi stiamo portando avanti. Io mi auguro che
che in quest'isola nelle prossime mesi si riesca a fare anche la cosiddetta ricicleria, quindi dando la possibilità ai recanatesi di poter portare delle cose che magari non utilizzano più e mettere a disposizione di altri che non ce le hanno, la carrozzina del bambino piuttosto che il passeggino, il mobile che sta andando in disuso ma che può essere ancora utilizzato, tutti i concetti che portano a fare meno rifiuti. Grande successo per il tradizionale concerto di Natale della banda comunale Beniamino Gigli, svoltosi al Teatro Persiani. Oltre alla banda, magistralmente diretta dal maestro Stefano Crucianelli, hanno partecipato al concerto anche gli alunni di due classi quinte della scuola primaria del primo circolo Beniamino Gigli. Ricco il programma musicale, impreziosito dalle voci dei tenori Pierluca Trucchia e Franco Corinaldesi, dai soprani Alessandra Gattari e Antonella Zallocco e dai musicisti Andrea Menichelli e Simona Sardella. Ha condotto la serata la brava e preparata Tiziana Bonifazzi. Questa è una serata magica, il concerto della nostra banda unitamente ai bambini delle scuole, al coro, è uno dei momenti più significativi del Natale nel quale festeggiamo il nostro mondo della scuola e la nostra banda. Noi non potremmo pensare alle manifestazioni civili e religiose della nostra città, gli appuntamenti più importanti, senza il suono, la coreografia della banda. Io voglio ringraziare il presidente, il maestro Crucianelli, il direttore della banda, il capobanda che questa sera festeggiamo in modo particolare, per questo impegno volontaristico, appassionato, così carico di energia, così come tutti i componenti della banda. Una bella realtà che è un vanto per la città di Recanati. Questa sera il concerto della banda, un appuntamento che ricorre ogni anno al Teatro Persiani. La banda civica Beniamino Gigli rappresenta una delle realtà più significative della nostra città, con una lunghissima tradizioni e con tanti giovani che si sono formati musicalmente all'interno dei loro corsi organizzati e che hanno avuto l'occasione di esibirsi nelle varie feste cittadine, nei vari concerti davanti a tantissimi recanatesi. Quest'oggi ricorre anche un appuntamento molto importante che noi come amministrazione abbiamo, insieme a tutto il corpo bandistico, abbiamo voluto celebrare al meglio i 25 anni di direzione del maestro Marcello Lorenzetti, che rappresenta uno dei pilastri della banda e che sicuramente lo ricorderemo oggi per il suo lungo operato, per il suo lungo lavoro e con i giusti tributi che merita. La banda di Recanati è una banda composta da circa 40 elementi, tra cui anche dei musicanti anche abbastanza giovani, e questo ci fa un grande onore e un grande piacere, perché significa che la banda continua nel futuro, continua ad andare avanti. Abbiamo anche un corso di orientamento musicale dove i bambini possono imparare gli strumenti a fiato e a percussione gratuitamente, con degli strumenti diciamo consegnati e offerti dalla banda stessa. E in occasione poi di concerti come quello di stasera, il concerto di Natale, vengono anche chiamati dei musicisti esterni diplomati al conservatorio per quindi cercare chiaramente di rendere ancora più professionale quello che è già la nostra banda. Il programma del concerto di stasera è come tutti gli anni a Natale, intanto ci sono i bambini delle classi quinte elementari del circolo didattico Gigli di Recanati che intoneranno dei canti natalizi, e poi avremo alcune marce tipiche bandistiche, oltre a diversi brani del repertorio gigliano cantati da due tenori, una soprano e una mezzo soprano. Si è svolta nell'aula magna del Palazzo Comunale la simpatica e tradizionale cerimonia di consegna delle letterine di Babbo Natale. Questo clima di festa, di allegria con i bambini che vengono in comune ormai da qualche anno alla vigilia del Natale è veramente contagioso. Siamo contenti di questa iniziativa semplice, un'iniziativa nel solco
della tradizione, la letterina a Babbo Natale che fa sognare i bambini, e questo momento che poi si concretizza proprio con l'arrivo di Babbo Natale in carne ed ossa, è un momento particolarmente partecipato e che vogliamo vivere con la semplicità e con il sorriso di questi bambini che ci danno una grande carica e una grande energia per le festività e soprattutto per guardare con rinnovata fiducia e con la loro semplicità e il nuovo entusiasmo e il loro entusiasmo al 2014, all'anno nuovo che sta per iniziare. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano a rendere possibile questa giornata, le varie scuole di Recanati, i direttori didattici, le insegnanti, la Clementoni, la ditta Clementoni, che è uno sponsor solido e affidabile per il comune di Recanati, la Rainbow, e quindi i Gino Straffi. Ecco, grazie a tutti, perché se possiamo regalare un sorriso ai bambini è veramente con questo importante contributo che abbiamo ricevuto. Caro Babbo Natale, ho da dirti tante cose, ma non so da dove cominciare. Quest'anno ti chiedo un regalo non costoso, ma speciale e originale. Vorrei un pacco per mamma e papà, che contengono e papà contengono pazienza e serenità. E un dono per il mio fratellino che quando si arrabbia, raffia come un gattino. Non dimenticarti il regalo per me, la linea di vita manco fai, lo sai qual è? Non sbagliarti e tieniti informato sulle novità, anche se sei avanzato in età. Se sei troppo vecchio e stanco per fare tutto tu, chiedi aiuto anche a Gesù. Una tradizione che si rinnova ogni anno, torna l'appuntamento con i ragazzi delle nuove scuole elementari che hanno la possibilità di conoscere e incontrare Babbo Natale e soprattutto di conoscere l'ambiente dell'amministrazione, l'Aula Magna e la possibilità quindi di rallegrare questi luoghi con il giusto vero spirito natalizio. Noi dall'inizio della nostra avventura amministrativa abbiamo pensato di organizzare questa festa per tutti i bambini, per ringraziare le scuole, per ringraziare i dirigenti e per ringraziare i tanti insegnanti che si prodigano per crescere ed educare i nostri ragazzi. Grazie per l'attenzione, potete come sempre continuare a seguirci sulla pagina Facebook Città di Recanati. Dandovi appuntamento alla prossima puntata, vi auguriamo da parte mia e da tutta la redazione un augurio di buon Natale e serene festività.